Allora, rieccoci ragazzi, parte 3 del nostro impasto. Mi avete chiesto, mi avete scritto su Messenger, un po' di gente mi ha scritto puoi ripetere l'impasto, nonostante tutto la diretta sia condivisa, ve lo ripeto. Abbiamo 600 g di farina 00 Molino Spadoni, 600 ml di acqua tiepida, 10 g di lievito di birra fresco. Abbiamo aggiunto 15 g di sale, 10 g di zucchero e 10 ml d'olio. Abbiamo impastato in una ciotola con una forchetta, come vedete nella prima diretta. Siamo passati poi sul banco. Abbiamo realizzato il nostro panetto, l'abbiamo messo a lievitare 30 minuti. Abbiamo fatto le prime pieghe e il riposo dopo i 30 minuti. Nuovamente, seconda parte, sempre pieghe e riposo. E siamo adesso, ci ritroviamo qui di nuovo insieme con questo panetto, che va ovviamente pian pianino lievitando, e passiamo alla terza parte, nuovamente pieghe e riposo. Quindi, come potete vedere, abbiamo un panetto un po' più grande, un po' più lievitato, sta iniziando ad assumere l'effetto seta, come avevo detto. Quindi ripetiamo ciò che abbiamo fatto prima. Allora, andiamo a effettuare questi buchi sul panetto che ci danno la possibilità di incamerare aria, ok? Andiamo con un po', ci roviamo le mani con un po' d'olio, liberiamo il panetto dal banco. Ovviamente ragazzi, io vi consiglio di pulire tutto per non creare grumi possibili accanto al vostro panetto. Quindi nuovamente alziamo la nostra pasta e facciamo le pieghe verso il centro, ok? E cerchiamo di girarci verso la telecamera il panetto per farvi vedere un attimo l'effetto. Facciamo la perlatura come poco fa, cerchiamo di richiudere il panetto nuovamente, ok? Come potete notare, l'olio, io mi vado a irrorare le mani con poco olio per gestire un po' meglio il panetto. Come potete vedere, l'effetto seta continua nuovamente a esserci. E ripetiamo la seconda volta il punzonamento, ecco, o comunque i buchi di cui parlavamo prima, per incamerare aria, che sarà l'effetto alveolatura della pizza. Nuovamente piega verso il centro, andiamo a ribaltare il panetto pian pianino e ci andiamo a creare nuovamente la nostra perlatura. Ok, eccolo qua. Ve lo portate dal centro del banco verso di voi, così, così, e così. Parte così. La terza parte è questa qua. Colpetto per far uscire l'aria in eccesso. Nuovamente la nostra pellicola. Chiudiamo il panetto un'altra mezz'oretta, così che si rilassa nuovamente, continua a lievitare e non blocchiamo il processo di lievitazione. Ci vediamo tra mezz'ora per lo staglio dei panetti. Vi faccio vedere un attimino, ricaveremo come dicevo prima 2-3 panetti. E grazie per avermi seguito, condividete il video mi raccomando e seguite anche la mia pagina Instagram Michael Galbo Chef. Ci vediamo tra 30 minuti nuovamente sulla mia pagina qui. Vi ricordo che vi compare nella diretta la campanellina, cioè se cliccate la campanellina riuscite a ricevere nuovamente la notifica di quando andrò in diretta, in modo tale da tenerci sempre in contatto. Grazie per avermi seguito di nuovo e ci vediamo tra mezz'ora.